Ciao a tutti e a tutte, oggi sono qui con Alex. Grazie, grazie dell'invito. Grazie a te per essere qui con noi e per entrare assieme nel mondo degli SDGs e dell'Agenda 2030. Iniziamo con una domanda personale: chi sei, cosa fai nella vita? Allora, bella domanda. Sono un designer che vuole in qualche modo lasciare un segno positivo in quello che faccio. Quindi dal 2013 lavoro su questa tematica, come ti ho appena detto, appunto partendo dai temi del design, ma poi negli anni imparando molte cose sui temi della sostenibilità e della comunicazione, e ad oggi abbiamo questa società, Harry & Co, che si occupa appunto di queste tre aree. La cosa credo che più ci contraddistingue è che dobbiamo fare le cose seguendo un metodo, e quindi noi abbiamo in questi anni cercato di modificare, aggiornare, aggiustare e creare un manuale per utilizzare un metodo, il design thinking, che abbiamo modificato perché non volevamo mettere solo l'uomo al centro, come è prassi dal design thinking, ma dobbiamo anche tener conto della bolla per cui progettiamo. Aspetti, blocco. Sì. Che cosa significa design thinking? Cioè, se dovessi spiegare il design thinking in generale, certo, a tua nonna, come lo spiegheresti? La prima domanda. La seconda è: il design thinking si può applicare in una prospettiva sostenibile e circolare? Assolutamente. Allora, per rispondere alla prima domanda, il design thinking è nato negli anni 90 ed era un modo per iniziare, analizzando i dati, cercare di risolvere problemi complessi. Quindi voglio realizzare un prodotto molto complicato e non mi metto subito a disegnarlo, devo prima fare tutta una varie step per arrivarci. Quindi analizzo il mercato, le esigenze, faccio i sondaggi, faccio le interviste, creo un team multiculturale intorno al tavolo. Ma cosa succede? Che secondo noi questa cosa oggi non basta più. Quindi questa metodologia è utilizzata da ormai tutte le multinazionali del mondo. Ma ci dimentichiamo sempre una cosa: se noi progettiamo mettendo al centro sempre l'uomo, ci dimentichiamo del contesto. Quindi se l'uomo mi chiede, che ne so, come era capitato, una valigia più performante, più leggera, con una nuova estetica ogni 6 mesi, in realtà sto progettando per l'ego dell'uomo. Ok. E quindi ecco che abbiamo cercato, con molta umiltà, di aggiungere dei paletti circolari. Quindi progettare, sì, per l'uomo, perché il business nasce per l'esigenza dell'uomo, ma progettando per la bolla, che tenga conto di quello che è l'impatto sociale con un limite ambientale. Bellissimo. E quindi si progetta per quest'area. E non è banale, vuol dire mettere in gioco tutto in un'azienda. Non so, certo, se sono riuscito. Quindi il design thinking, diciamo, per la sostenibilità è quel modo di fare design, di pensare l'oggetto della quotidianità, o di pensare, diciamo, la quotidianità, certo, possiamo, in ottica, appunto, come ci dice anche la stessa Agenda 2030, certo, in ottica complessiva, no? Quindi pensando all'aspetto umano e all'aspetto sociale e ambientale. È fondamentale. Se manca uno di questi pilastri, stiamo lavorando per un mondo che non esiste più. È un mondo dove devi fare solo profitto senza pensare a quello che è l'impatto, le risorse, le persone. Non ha futuro. Certo. Non ha futuro in questo momento. E diciamo che è una sfida. È una sfida per cercare di portare questa condizione nella quotidianità. E la speranza nostra è che non sia solo Harry & Co. utilizzarlo, ma siano tutti. E senti, una curiosità, come siete arrivati? Come sei arrivato tu a questo mondo? Sono arrivato partendo da un sogno che era quello di cercare dei materiali, ovviamente da progettista di prodotti fisici era cercare il materiale migliore, più performante. Tutti cercavano il carbonio, la leggerezza, il design, la linea, la forma, l'automotive.
a me la cosa interessava poco, nel senso volevo un qualcosa che mi facesse stare bene. Ok. E che non è banale, è stata una sfida. E con degli amici ci siamo messi alla ricerca di alcuni brevetti, di alcuni materiali, e ci siamo imbattuti sulla canapa. Quindi siamo partiti nel 2013 a cercare delle innovazioni in Europa legati al tema della canapa, perché è una pianta rinnovabile con cui si possono fare veramente mille cose. Da lì abbiamo visto dei brevetti interessantissimi e siamo partiti con un progetto che realizzava dei materiali per la bioedilizia, il design di arredo, partendo dalla canapa. Okay. Con un legante naturale che era privo di formaldeide e slegato dalla fila del petrolio. Io quando ho visto questa combo ho detto: ho trovato la mia. Ho trovato la mia, sono andato da questa azienda, gli ho detto: va bene, qualsiasi cosa voi avete in mente nei vostri programmi, io voglio esserci. E dopo un anno di rotture di scatole, alla fine mi hanno dato il lavoro. Wow. E da lì ho aperto l'azienda. Ah, beh, dai. Tra l'altro anche la canapa, che ha di fatto meno impatto poi sull'ambiente, anche col suo ciclo produttivo, se pensiamo per esempio al cotone e alla canapa. Certo. Cioè, siamo distanti anni luce tra i due materiali, cioè la canapa è molto più resiliente e richiede anche meno acqua, meno consumo idrico per la sua crescita, quindi anche l'idea sostenibile in realtà proprio dalle origini. E noi usavamo lo scarto. Quindi quello che è la parte di fibra utilizzata per è una parte nobile, può essere abbigliamento o altri utilizzi, più tecnica, perché qualcuno è riuscito a fare anche dei polimeri, e poi c'è la parte di canapulo, che è la parte più legnosa di scarto, che ha degli utilizzi incredibili, per esempio pensiamo alla bioedilizia. Ok. In più la canapa trattiene l'umidità, è anche il regolatore dell'umidità, il benessere abitativo, fantastico. E insomma, da questo sogno, dalla canapa, si è arrivato a Irenco. Pensa che il primo a fare un'automobile che andava a bioetanolo di canapa con una struttura, una scocca in fibra di canapa, è stata Henry Ford. Mamma mia. Da lì Henry. E noi siamo soltanto Enco. Okay. Noi siamo, umilmente, non l'abbiamo inventato noi. Alla fine l'economia circolare, se c'è convenienza, insomma, si fa. Certo, ecco, se c'è convenienza, l'economia circolare si fa. Cosa vuol dire? Cioè, nel senso, come vedi oggi il futuro del design thinking? Perché secondo te dobbiamo ripartire da quel modo, da questo modo di progettare, e soprattutto come facciamo a stimolare la curiosità verso quell'economia circolare? Allora, intanto anche diventa il brand in generale. Assolutamente, diventa essenziale, un po' perché il periodo storico ci dice. Quindi partiamo dall'esigenza. Certo. Perché poi arrivare a toccare lo spirito, lo sappiamo, la parte olistica è la più nobile, ma la più difficile ad arrivarci. Sicuramente la mancanza di materie prime. Quando si approccia a questo metodo, vuol dire che tutti ci siedono intorno a un tavolo, bisogna essere un po' aperti, coinvolgere figure che magari non conoscono quel settore, ma possono portare quella apertura mentale, quell'open innovation che serve in quel momento lì, portare nuove tecnologie, nuove esperienze per creare meno prodotti, più performanti, e tutti hanno un guadagno da questo. Okay. Cioè, noi siamo molto pragmatici, perché a un certo punto ci siamo resi conto che questo metodo viene sposato da chi ha capito che effettivamente ci guadagna su tutte le tre aree: la parte economica, che è fondamentale per un'azienda, ma la parte ambientale e sociale. Chi non l'ha capito questa cosa, non dobbiamo né denigrarlo, ma nemmeno giustificarlo. Dobbiamo dire: dai, proviamo, mettiamoci un po' in gioco, facciamo un esperimento. Uh-huh. Anche solo fare un progetto pilota per iniziare. Chi lo prova poi lo utilizza sempre. Certo. Una domanda: e qual è stato l'impatto maggiore che hai visto realizzarsi con il tuo lavoro, con Irenco? L'impatto maggiore, allora, ci sono tanti progetti. Dove si nota meno, però è essenziale,
una piccola realtà che decide in Italia produttiva di partire da zero, che è difficilissimo con la produzione, e lavorando con questa mentalità, cercando di dire ma come possiamo realizzare lo stesso elemento che vada bene per tutti i prodotti, abbiamo realizzato delle macchine lave pavimenti e gli stessi componenti vanno bene dalla macchina più piccola a quella più grande. Sembra scontato, ma molte volte non è così, perché c'è un mercato dei pezzi di ricambio. In realtà oggi la gente ti ripaga i pezzi di ricambio, ma prima di tutto ti paga il servizio. Quindi certo, se tu mi fai un unico codice ricambio che va bene per tutti i prodotti, ho dato servizi, ho fatto un prodotto innovativo, certo, e c'è un vantaggio economico. E questo è quello che l'imprenditore nota di più. Poi invece ci sono progetti dove siamo riusciti a far riutilizzare il packaging più volte. Non posso dire tanto perché è in fase di uscita. Ok, quindi lo vedremo sui nostri canali. Lo vedremo. Assolutamente. Però ecco che si va nella direzione giusta. Lo stesso packaging riutilizzato N volte per contenere il medesimo prodotto. Vuol dire creare anche una relazione con il cliente. Ok. Le aziende oggi, soprattutto italiane, non sanno a chi vendono. Un prodotto che ritorna, potenzialmente, è un lead che piace tanto al marketing. Certo, esatto. Ha un valore. È vero. Quindi ha un valore, lo ripeto perché è bellissimo questo ripensare, no? Ha un valore ovviamente per l'ambiente e per le persone. Certo. Per le persone perché ovviamente è un valore economico, se vogliamo, ma anche un valore personale, di soddisfazione personale, e per l'ambiente, perché per esempio penso al riutilizzo del packaging che comunque riduce degli impatti a livello ambientale. E adesso, parlando di questi che sono dei goal dell'Agenda 2030, 17 goal dell'Agenda 2030, verso quale ti senti più spinto e perché? Se c'è un motivo personale. Allora, progettando cose, il numero 12, quindi il consumo responsabile, è il centro, è il fulcro di tutto. Però credo che sia uno di quei goal che li va a attivare tutti gli altri. Perché quando produco coinvolgo persone, utilizzo materiali, quindi ho un impatto sull'ambiente. E trovo che sia veramente cruciale, perché i goal ci hanno aperto veramente delle porte importantissime nella progettazione, e mi piace un sacco il fatto che siano gratuiti. Esatto. Che sia una divulgazione che non è scontato, cioè l'informazione semplice che arriva, che è stata organizzata, condivisa da tutti gli stati dopo tanti anni di riunioni, 20 anni mi pareva, sì, circa, di riunioni, e con diversi nomi che ha avuto nel suo percorso, è incredibile. Cioè, da progettista i goal sono come il prodotto strada. Ok. Ti spiego il perché. Esatto. La strada, tutti i popoli hanno fatto le strade, ed è la cosa che rende il mondo più connesso in maniera proprio assoluta. Se ci pensi, tutti abbiamo fatto le strade e non c'è nessun proprietario della strada, la utilizziamo tutti. Ha creato nel nostro mondo, che non sembra, un qualcosa di condivisibile, ed è fantastico. Certo. Non c'è un posto dove una strada è una strada, no? Perché condivide, connette cose. I goal per me sono la strada. Bellissimo, grazie, veramente bello questa riflessione. Quindi alla fine poi è quello che fa anche Word con la sua divulgazione, che è una divulgazione che vuole in realtà stimolare le persone e le aziende ad abbracciare la cultura della sostenibilità. E come dici tu, è interessante perché fa da ponte tra quelle che sono le tante persone, i singoli che compongono un gruppo sociale, che compongono un'azienda, proprio, e li connettono stimolandoli al cambiamento. Quindi quello di base è l'obiettivo, e quello è anche l'obiettivo dell'Agenda 2030, come dicevi tu, quindi creare ponti, creare dei legami. E che cosa ti viene in mente quando ti dico sostenibilità? Bella domanda. Io penso al pianeta che lasceremo,
io penso solo a quello, cioè in fin dei conti l'uomo è un parassita, sì. E questo purtroppo, però ad oggi abbiamo la possibilità di essere qualcosa di diverso e serve responsabilità, però sostenibilità è un'occasione unica per salvare la nostra specie. Bello. È una call to action che faresti a chi ci sta guardando, chi ci guarderà, chi ci ascolterà? Ma semplicemente di guardare quello che fa tutti i giorni, di dare dei valori, di dare delle numeriche, di osservare. Prima si osserva e poi si modifica. Il rischio altrimenti è di fare delle modifiche spinti da obblighi, da ce l'hanno imposto, e quindi poi scatta esattamente il contrario. Quindi senza che entrare nei dettagli da santoni o da professionisti, semplicemente capire qual è il proprio impatto nelle scelte che facciamo, se effettivamente abbiamo bisogno di così tanto abbigliamento, se effettivamente dobbiamo spostarci così tanto con l'auto. Farci una domanda, le risposte arriveranno dopo. Wow, grazie mille. Grazie a te. Super stimolante, e grazie per essere stato grazie ospite nella nostra Actanau TV, e sicuramente leggeremo di te e ci speriamo. Vediamo. Grazie. Grazie. Ciao Alex.